Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. E io ringrazio intanto Alessio Ruffatti per questo invito e sono molto contenta, insomma, molto lieta di condividere con degli studenti di conservatorio alcune riflessioni e comunque i primi esiti appunto di una ricerca che è molto lunga, una ricerca sul processo compositivo di Gustav Mahler che appunto ho raccolto nel volume di cui parlava Alessio, ma che risale appunto a molti anni fa e che è stata portata avanti in maniera proprio centellinata. E questa sarà poi in qualche modo anche l'occasione per parlare con voi di metodi e di modelli della critica filologica genetica in modo particolare e poi del rapporto non sempre lineare tra filologia, analisi e interpretazione delle opere. Quindi questo come premessa originale. E infatti è assolutamente pertinente quella descrizione fatta immagino da Alessio sul ciclo di conferenze musicologiche che lui ha organizzato e a cui state partecipando. In queste parole introduttive si parla appunto di riflessione sul rapporto tra fonte musicale e interpretazione, che cosa sono le partiture musicali, una rappresentazione della concezione dell'autore, la fotografia di Dottoressa un'esecuzione. Studente, abbiamo qualche minuto della vostra attenzione per qualche semplice regole. Se vi piace, sicuro. C'è un'interferenza, evidentemente. E insomma, quindi queste domande le conoscete bene e sono assolutamente centrali sia per il lavoro del musicologo, ma anche per chi deve le musiche le deve interpretare, per i musicisti. E quindi teniamole a mente, appunto, come sfondo, come punto di partenza. La mia prospettiva d'indagine, si inserisce, diciamo così, nel punto di intersezione fra processo compositivo ed esecuzione, cercando di non divaricare questi due ambiti, ma cercando appunto di coglierne la convergenza nella musica di Mahler, alla luce di scelte estetiche ben determinate che sono state compiute da Mahler come compositore e come direttore d'orchestra. E suddividerò così, la presentazione più o meno in due blocchi, volendo inframmezzati anche da interventi, insomma da dibattito. Questo lo possiamo vedere poi in corso d'opera, è possibile. In una prima parte, così, ho pensato di dare delle informazioni di base che è bene tenere a mente sul metodo di lavoro di Mahler e sul suo modo di orientare in qualche modo la ricezione della sua musica, l'interpretazione della sua musica. In questa prima parte farò poi riferimento ai metodi e ai modelli della filologia musicale rispetto, in modo particolare, all'intricata questione delle fonti delle sinfonie mahleriane e soprattutto rispetto al problema dei continui interventi sulle partiture già stampate da parte di Mahler. E nella seconda parte poi vorrei soffermarmi su alcuni esempi concreti di revisioni della partitura compiute da Mahler su una delle sue opere più travagliate, la Quinta Sinfonia, per poi concludere insomma con una riflessione sui paradigmi estetici che sono alla base di queste scelte e arrivare con voi magari a delle conclusioni che sono sempre e comunque provvisorie, come è tipico della ricerca. Allora, prima di entrare un po' nel merito del quadro teorico, metodologico, storiografico, così che ha determinato la scelta delle fonti da indagare, vorrei soffermarmi appunto su alcune informazioni di base sul modus operandi di Mahler, a partire dal testo di uno dei suoi lead più ironici e allo stesso tempo intimi e personali. Il primo dei Rückert Lieder, che si intitola appunto Non guardare nei miei Lieder, Blicke mir nicht in die Lieder, su testo del poeta Rückert, un poeta romantico. È stato sempre interpretato giustamente questo lead come così una specie di epitome del principio cardine dell'estetica di Mahler, che era molto geloso del suo lavoro. Della propria officina creativa. Qui l'immagine del compositore o del poeta al lavoro,
quindi nel processo creativo, viene resa così dalla metafora del lavoro solerte delle api. Che cosa fanno le api? Le api non vogliono essere disturbate mentre lavorano. È la stessa cosa, in qualche modo, il compositore, il creatore deve sottrarre il proprio processo creativo agli sguardi indiscreti. È come se in qualche modo sia il poeta che il compositore mettessero in guardia chi volesse scrutare troppo, appunto, nel processo creativo dell'artista, che va protetto dallo sguardo traditore del mondo, soprattutto. C'è una leggerezza, un'autoironia in questo lead, che però cela uno dei convincimenti più radicati in Mahler, che tendeva in generale a nascondere al mondo i propri abbozzi, ribadendo spesso la volontà di non conservare gli schizzi, appunti e brani incompiuti, ma proprio di distruggerli, perché riteneva che altrimenti essi avrebbero dato adito soltanto a fraintendimenti. Quindi partiamo da questo scetticismo di Mahler nei confronti dello studio dei manoscritti, in modo particolare dei manoscritti beethoveniani. È ben noto quanto Mahler irridesse proprio la cosiddetta Skizzenforschung beethoveniana, no? Quindi lo studio degli schizzi beethoveniano, che era stato fondato da Gustav Nottebohm negli anni 70 del XIX secolo. Quindi era assolutamente un qualcosa che era in auge da poco tempo, ma che aveva raggiunto già molta, molta popolarità. Nei confronti dello studio degli schizzi, quindi del processo compositivo, Mahler aveva un forte scetticismo, ma in realtà quando parlava dello scetticismo nei confronti del lavoro che molti stavano facendo su Beethoven, in realtà era come se parlasse di se stesso, perché aveva veramente paura di essere frainteso, aveva paura che il suo lavoro, il suo modo di lavorare, le sue idee, la sua estetica fosse continuamente attaccata. Ed era quello che poi gli succedeva nella realtà, perché la sua musica non era assolutamente accettata e compresa. Nel suo tempo lui era famoso e apprezzatissimo come direttore d'orchestra, ma come compositore faceva molta fatica a farsi conoscere e a imporsi. Era assolutamente sconvolgente e incomprensibile il suo linguaggio sinfonico alle orecchie dei più. Per cui, per una serie di motivi legati anche ai fraintendimenti che erano stati provocati dai programmi extramusicali con cui lui era solito accompagnare le sinfonie, in modo particolare le prime quattro sinfonie, da un certo momento in poi, proprio più o meno dal 1900-1901, che è il periodo in cui lui comincia anche a lavorare alla quinta sinfonia, che è l'opera di cui parleremo di più, a un certo punto comincia veramente a nascondere tutto ciò, tutto l'antefatto, tutto ciò che c'è prima, elimina qualunque riferimento a programmi extramusicali, a idee ispiratrici, guide, eccetera, e così come anche temeva fortemente che il lavoro del compositore, insomma, poteva essere semplicemente così, troppo semplificato, reso in maniera troppo lineare, aveva paura di una visione troppo lineare del processo creativo, che non teneva in considerazione le potenziali trasformazioni che sono sempre latenti nell'apparente semplicità di uno schizzo. In realtà, nonostante, insomma, questo scetticismo, noi utilizzeremo proprio questo sguardo sulle sue carte, quindi faremo esattamente il contrario rispetto a quello che temeva lui. Ma il motivo è, insomma, è fondamentale. Intanto, appunto, questo timore di ricreare, ricostruire un processo lineare, naturalmente non esiste più oggi perché gli studi filologici sono molto avanzati, e in modo particolare quelli sul processo compositivo, per cui mai e poi nessuno mai penserebbe di presentare il processo compositivo in maniera conseguenziale, lineare, come se fosse un qualcosa di così, una pianta che germina in maniera organica. Questo è una concezione ormai ampiamente superata, che però Mahler all'epoca temeva. E poi perché in realtà, se noi
partiamo proprio dallo studio degli schizzi e del processo compositivo, ci dobbiamo porre delle domande fondamentali, e cioè: perché è utile studiare il metodo di lavoro di un compositore come Mahler? Oppure perché comunque, che cosa si può imparare, no? Dai suoi manoscritti? Ma queste sono domande che valgono per qualunque compositore. Che cosa è possibile capire dai suoi manoscritti, dagli schizzi, dalle carte di lavoro, in più rispetto all'opera compiuta? Che cosa ci rivelano i documenti relativi appunto alle diverse fasi di elaborazione dell'opera rispetto a quanto è possibile capire dalle opere pubblicate? Queste sono le domande di base che bisogna comunque tener conto, perché affinché la filologia non sia un lavoro fine a se stesso, o comunque diciamo per pochi adepti, o percepito come tale, avulso dalla realtà, diciamo così, sonora dell'opera, ma proprio dal senso del lavoro in generale. C'è da dire che la valorizzazione degli studi sulle fonti e sul processo compositivo trova un terreno particolarmente fecondo nella musica del Novecento, quando si potrebbe dire che da Mahler in poi la composizione, cito qui delle parole di Gian Mario Borio, la composizione appare sempre più come l'esito di un lungo e complesso processo di definizione strutturale, chiarificazione delle intenzioni e ottimizzazione dei progetti. Quindi questa è una questione che è stata poi risultata particolarmente feconda nello studio dei compositori del Novecento, ma si può dire già a partire tanto da Beethoven, ma con Mahler questo risulta particolarmente interessante, soprattutto sulla questione della chiarificazione delle intenzioni e ottimizzazione dei progetti. Poi ci ritorneremo. Tenete intanto a mente queste parole. A livello storiografico più generale, così bisogna ragionare, bisogna tenere presente che l'utilità dello studio delle fonti, soprattutto proprio in rapporto con l'analisi delle opere compiute, non è stato privo di attriti nella stessa musicologia, specialmente nella musicologia americana degli anni 70-80 del Novecento, quindi insomma di qualche decennio fa. Quando appunto in America, negli Stati Uniti, c'è stata una diatriba, una lunga controversia proprio di nuovo sugli schizzi beethoveniani, a distanza di 100 anni dal lavoro di Nottebohm. E infatti ci fu uno scontro molto forte tra Douglas Johnson, che era molto scettico nei confronti del rapporto tra analisi delle opere e studio delle fonti, e poi invece la posizione opposta di altri studiosi, fra i quali Stephen Hefling, che peraltro è uno studioso maleriano e l'attuale anche, credo, presidente, insomma, o direttore della società Gustav Mahler di Vienna, che si occupa anche delle edizioni critiche maleriane. Hefling aveva una posizione assolutamente opposta, presentò proprio come controrelazione rispetto a quella di Johnson un lavoro dal titolo Variations in Nuce, proprio su Mahler, sugli schizzi, e un ragionamento anche sullo studio degli schizzi. Poi la parola definitiva che ha messo in qualche modo fine a questa diatriba è venuta dalla Germania, da Hermann Danuser, che in uno dei suoi studi maleriani più noti affermava appunto con decisione che la ricerca musicologica sulle fonti e sulla genesi delle opere non ha bisogno di giustificazioni, in quanto ne derivano molti innegabili vantaggi, non soltanto per la ricostruzione della storia della vita creativa di un compositore, ma soprattutto proprio per l'analisi delle opere, che deve essere l'obiettivo naturale di ogni studio delle fonti, non fine a se stesso. Infine, c'è un ultimo approccio che ha veramente messo, diciamo così, smussato enormemente la contrapposizione tra ricerca sulle fonti, ricerca filologica sugli schizzi e analisi dell'opera compiuta. E questo contrasto è stato smussato soprattutto dall'intervento di Kindermann,
Uno studioso americano che si è occupato moltissimo di Beethoven, non solo di Beethoven, insomma, però su Beethoven ha fatto dei lavori fondamentali, e lui in un volume miscellaneo di una decina di anni fa, intitolato proprio Genetic Criticism and Creative Process, ha definito questo campo di studi chiamiamola così, della critica testuale genetica, se volessimo renderla in italiano, come un campo di studi interdisciplinari in cui non c'è solo la filologia studia la genesi di un'opera, ma inserendola in un contesto più ampio e inclusivo. Quindi facendo riferimento anche alla recezione, alla interpretazione, alla struttura complessiva dell'opera, rimandando sempre, quindi senza lasciare senza far diventare il lavoro un lavoro solo e strettamente filologico, ma tenendo conto appunto lui ha fondato anche una serie che raccoglie dei volumi appunto sul processo compositivo, e il sottotitolo di questa serie è Struttura, analisi e interpretazione, quindi processo compositivo ma anche struttura, analisi e interpretazione. E l'interesse quindi è sicuramente centrato però sul processo compositivo, al di là del contesto che viene richiamato in continuazione, che nessuno mette in dubbio, però l'interesse precipuo è sugli schizzi, gli abbozzi, gli studi preliminari, le revisioni autografe di manoscritti e testi stampati e analoghe fonti primarie. In realtà qui vedete citati anche altri riferimenti, perché esiste naturalmente in Italia, noi siamo una patria di studi filologici fondamentali, abbiamo una tradizione di filologia importantissima in campo letterario, ovviamente, non può che essere così, considerata la letteratura italiana, quanto è antica, no? E quindi abbiamo gli studi di variantistica italiana, che sono stati i primi che si sono occupati proprio di queste cose. Dopodiché, dalla variantistica, dalla filologia d'autore, è un campo di studi veramente che riguarda la letteratura, sono stati mutuati tantissimi riferimenti, metodi, modelli che sono stati trasposti all'ambito musicale. E un riferimento per il genetic criticism, non tanto per Kinderman quanto per una più recente versione della critica genetica testuale a cura di Bernard Appel, ancora una volta in Germania, siamo ritornati, e ancora una volta a Beethoven. Un precedente di questo ultimissima, diciamo così, versione degli studi di critica genetica testuale, un precedente è nella critique génétique francese, che è sempre di ambito letterario, il maggior rappresentante è Grésillon, e che in qualche modo ha esasperato l'interesse per dir così, della vita autonoma del testo, cioè più che il testo compiuto, interessa il processo, i vari momenti, i movimenti del testo nel tempo, e ognuno di questi momenti significativo di per sé. È una visione un po' esasperata, che è stata fortemente contestata da Kinderman, che per questo sottolineava l'importanza di mettere in relazione le cose tra di loro, non solo di fare un discorso filologico. E però è stata ripresa, anche se in una maniera non così radicale come proponeva Grésillon, come propone Grésillon nella Critique génétique, da questo meraviglioso progetto dedicato a Beethoven, tuttora in corso, e durerà 16 anni, è iniziato qualche anno fa, ma insomma ha ancora una lunga strada da percorrere, in cui si propone un modello appunto di studio delle varie fasi del lavoro di Beethoven, a partire appunto dai famosi quaderni degli schizzi si pensa anche di pubblicarli in edizione digitale. Tornerò su questi aspetti perché sono quelli che più si intrecciano poi anche con la mia ricerca. Allora, ecco, facciamo così, ve l'ho sintetizzato più o meno, qui ho riportato in tedesco perché loro
riportano tutto, hanno un sito meraviglioso in cui presentano tutto il loro lavoro, però non tutto è già presente in inglese, quindi è prevalentemente in tedesco. E comunque la cosa interessante è che combinano lo studio delle varianti, lo studio dei movimenti del testo nel tempo, a partire dalle idee preliminari fino alle edizioni pubblicate e anche agli eventuali interventi sulle prime edizioni da parte dell'autore. Oltre a questa presentazione strettamente filologica, propongono anche un modello di edizione critica digitale, quindi poter vedere poi queste cose direttamente presentate, rappresentate, commentate, spiegate, analizzate, anche addirittura con degli esempi sonori. Insomma, è interessantissimo, è un lavoro meraviglioso che stanno compiendo e che naturalmente tende ad affinare gli strumenti della filologia musicale in particolare, ma che non mette in discussione la questione che poi bisogna mettere in relazione tutto con insomma, le fonti, con il tutto, no? Con il contesto e con l'opera compiuta. Però è un lavoro di grandissima perspicacia epistemologica, direi, e che sicuramente avrà dei risultati positivi in generale per gli studi filologici. Sì, io mi sono incrociata con loro in qualche modo, nel senso che durante i miei studi ho ritrovato dei concetti che io stessa avevo utilizzato in maniera del tutto personale, ripresentati da loro in una maniera più strutturata, e quindi siamo entrati in contatto. Proprio adesso inizieremo a lavorare proprio sul concetto di revisione, facendo uno scambio di esperienze tra il mio lavoro e quello che stanno compiendo loro su Beethoven. Questi sono i moduli e quindi adesso sono proprio al terzo modulo, alla ricerca del testo dell'opera, opere, edizioni originali, stampe, varianti di stampe e la lista delle correzioni di Beethoven. Insomma, qui si tratta di sistematizzare più che altro. E dunque, dopo questa lunga introduzione, che però era necessaria perché bisogna capire veramente che cosa, perché poi la filologia viene molto attaccata, viene considerata un qualcosa di arido e di fine a se stesso, e guardate che i progetti di filologia, i progetti di ricerca internazionali fanno fatica a imporsi, non tanto in Europa, ma proprio a livello internazionale. In Europa è più da noi, in Italia, ma soprattutto in Germania è il luogo in cui queste cose si fanno veramente, però c'è ancora un po', soprattutto da parte degli americani, a parte Kinderman, con tutte le sue riserve nei confronti della filologia pura e assoluta. Gli americani hanno, insomma, poca così apertura nei confronti di questi lavori, nonostante abbiano comunque loro stessi degli studiosi filologi straordinari come Kinderman e anche Lockwood, tutti studiosi beethoveniani. Allora, entriamo nel merito del discorso. Nel caso di Mahler, le fonti delle sue sinfonie testimoniano un processo creativo che è da intendersi come un continuo work in progress, che non si ferma alla preparazione della partitura autografa da dare alle stampe, ma prosegue successivamente con revisioni continue sulle partiture e le parti orchestrali stampate, dopo che Mahler aveva magari eseguito l'opera con l'orchestra in prova o in concerto. In particolare, negli ultimi 2 o 3 anni della sua vita, Mahler è morto nel 1911, si dedicò ad una intensa opera di revisione delle opere da lui composte in precedenza, il Klagen des Lied, che è proprio la prima, poi la seconda, la quarta, la quinta e la sesta sinfonia, furono veramente oggetto di profonde revisioni. Ed è pertanto per questo è particolarmente interessante il caso Mahler, nel senso indicato da Borio, che vi ho citato prima, nel senso di ottimizzazione dei progetti.
in qualche modo. Solo che il processo di revisione, di intervento continuo, non sembrava trovare un punto di arrivo perché Mahler in realtà non interveniva mai sulla forma o sulla struttura armonico-melodico, sulla forma raramente, nella Sesta Sinfonia, quando continuava a cambiare idea sull'ordine di successione dei movimenti, se l'andante dovesse precedere lo scherzo l'andante non era, è rimasto tuttora, insomma, ci sono ancora dei dubbi in merito. Questo riguarda naturalmente la macroforma, però in generale interveniva a livello di quelle che possiamo chiamare le dimensioni sonore secondarie, parametri secondari è troppo limitante, chiamiamole dimensioni sonore. Che riguardano che cosa? Le indicazioni espressive, l'orchestrazione, il bilanciamento timbrico, la definizione più netta possibile del profilo metrico-ritmico, la dinamica, sono di fatto tutti fattori, elementi che vengono tradizionalmente considerati secondari e che sono comunque relativi al controllo del momento della realizzazione sonora dell'esecuzione. Questo teniamolo a mente perché in realtà proprio il tentativo di Mahler di controllare fino al dettaglio più infinitesimale queste dimensioni sonore, che possiamo definire effimere inevitabilmente perché sono legate alla realizzazione concreta, diventò una sorta di impedimento alla chiusura del testo, perché Mahler continuava ad inserire sempre nuove revisioni nelle partiture già stampate, facendo impazzire gli editori che non riuscivano, appunto, dovevano sempre prevedere una nuova edizione delle sue opere. E vi potete immaginare quanto questo complichi anche la storia editoriale a livello di edizione critica attuale delle opere di Mahler. La prospettiva della critica genetica, per riprendere il discorso, è qui dunque particolarmente adatta per indagare quelli che si chiamano i movimenti del testo attraverso la ricostruzione, cioè i cambiamenti, le modifiche, gli interventi, le trasformazioni, attraverso la ricostruzione delle tracce di scrittura. Che cosa sono queste tracce di scrittura? Correzioni, cancellazioni, inserimenti, aggiunte, interpolazioni, stralci. Interventi veramente proprio fisici sulle partiture che autografi dello stesso Mahler che rimandano in realtà a processi mentali, alle sue decisioni, ai ripensamenti di Mahler nella costruzione di un testo per la pratica esecutiva. Dunque, il discorso bisogna, ripeto, l'ho detto prima, che Mahler in realtà, bisogna ricordarsi che aveva dedicato gran parte della sua carriera all'attività di direttore d'orchestra e pertanto era in grado di comporre soltanto durante le pause che l'attività direttoriale gli concedeva, prevalentemente d'estate, per cui per lui era particolarmente importante un approccio sistematico proprio alla composizione, un metodo di lavoro che, per esempio, un compositore come Bruckner fece sempre fatica ad acquisire, e in modo tale da poter interrompere il lavoro ad un certo punto e ritornarvi in un momento successivo, anche molto dopo, senza dover ricostruirne i passaggi precedenti. Per questo, in qualche modo, gli schizzi e gli abbozzi erano per lui documenti assolutamente privati e personali. Che intendeva assolutamente proteggere, al punto tale che diceva di voler distruggere i passi precedenti, riportando in quelli successivi soltanto le decisioni che gli sembravano ben riuscite. Quindi, man mano che portava avanti la sua musica a livelli sempre più dettagliati, cercava di eliminare le tracce degli stadi precedenti. Per cui non esiste di fatto per nessun lavoro un set completo di schizzi dall'inizio alla fine, però esistono sufficienti materiali dei differenti stadi della composizione che ci permettono di individuare gli aspetti del metodo fondamentale del metodo di lavoro di Mahler. Per esempio, per la Quarta Sinfonia, su cui ha lavorato questo studioso Zikovic, della Quarta Sinfonia esiste quasi il set completo,
e quindi questo ha favorito molto il lavoro, così come anche esistono della Settima Sinfonia i quaderni di schizzi e sono veramente qualcosa di preziosissimo. Per esempio, della Quinta Sinfonia invece non abbiamo quasi nulla delle fasi preliminari, abbiamo soltanto un documento che riguarda lo scherzo della Terza Sinfonia, il terzo movimento che è stato il primo a essere composto, e invece abbiamo tantissime cose tantissimi interventi, tantissimi testimoni, come si chiamano i documenti, tantissimi testimoni a partire dalla partitura autografa semidefinitiva e poi la vera e propria bella copia della partitura autografa, cui seguono poi le varie fasi che portano alla pubblicazione e poi tutti i vari interventi sulle partiture già pubblicate, interventi autografi fatti materialmente con l'inchiostro rosso, l'inchiostro blu, lo vedremo. Per cui è particolarmente interessante studiare quest'ultima fase in Mahler, proprio perché oltretutto della prima abbiamo poco, pochissimo, e alcuni lavori fondamentali sono già stati compiuti appunto da Zygowicz e da Haefling, lo studioso americano che vi ho citato prima. Allora, qui questa sintesi è tratta da un articolo, ma esiste anche un bel libro di Zygowicz, molte pubblicazioni, ma insomma, questo è un articolo che è pubblicato nel volume miscellaneo di Kinderman che vi ho citato all'inizio del 2009, in cui è presentata un'ottima sintesi, così ampiamente condivisa da tutti gli studiosi, del modo di lavorare di Mahler, del processo creativo, diciamo così, ma proprio del metodo di lavoro. Appunto, le prime frasi partono da una verbalizzazione di prime idee originarie, spesso sono scritte proprio a parole, così si inframmezzano indicazioni semantiche appunti così annotati su un primo pentagramma. C'è il piano dei movimenti, i quaderni degli schizzi, gli schizzi preliminari veri e propri, gli abbozzi preliminari spesso in forma di particella, per arrivare alla prima stesura della partitura con l'orchestrazione già abbastanza dettagliata, ma non assolutamente ultimata. Questa parte qui avete potuto leggere un po' più una descrizione sintetica, ma insomma abbastanza completa del metodo di lavoro nel capitolo che vi ho consigliato di leggere, tratto dal mio libro. È il capitolo secondo, quello più che introduttivo al metodo di lavoro. Si tratta di un metodo di lavoro assolutamente modulare in qualche modo. Vi mostro soltanto, giusto per darvi un'idea, senza commentarlo però perché non è questo il focus della lezione di oggi, dell'incontro di oggi, vi mostro appunto lo schizzo più antico conosciuto della Quinta Sinfonia, che riguarda appunto lo scherzo e alcuni passaggi come sono stati poi effettivamente realizzati da Mahler. Ma insomma, questo è già uno schizzo molto avanzato, quindi ci mancano veramente le prime fasi. Ci soffermiamo invece, questa invece è la bella copia della partitura completa della Quinta Sinfonia. Ci soffermiamo proprio appunto sulle fasi che partono dalla stesura autografa in bella copia della partitura completa, con l'orchestrazione più o meno completa, ma che può essere ancora sottoposta a modifiche sostanziali, sino alla lunga fase di revisioni successive che partono dalla Stichvorlage, cioè dal modello che si forniva come base di stampa, no? Per la casa editrice, poi
poi la vera e propria bozza di stampa e poi le partiture stampate. Ognuno di questi passaggi, ogni volta Mahler, che aveva la possibilità di provare poi fisicamente, materialmente, con l'orchestra, il lavoro, interveniva di nuovo direttamente, era già stata preparata, ma lo interviene direttamente con delle indicazioni, con degli interventi. Devo fare però una piccola premessa, anche se il tempo è davvero poco a disposizione. Come lavorava? In realtà tutte queste modificazioni che lui inseriva, normalmente tutti i compositori hanno una sorta di, come dire, di laboratorio, di officina con tanti aiutanti. Dovete immaginare così un po' l'idea delle botteghe dei pittori rinascimentali, dei grandi artisti rinascimentali che avevano tanti aiutanti, cui affidavano della realizzazione magari di singole parti. Liszt si faceva aiutare tantissimo da Joachim Raff proprio per l'orchestrazione, ma anche compositori molto più recenti come Heinze aveva la sua bottega, diciamo così, con delle parti che faceva realizzare dietro sua indicazione a coloro che lo aiutavano. Mahler era un po' diverso in questo perché aveva certamente i copisti che lo aiutavano e a cui lui affidava la copiatura, appunto, in bella copia della partitura che poi doveva essere trasmessa alla casa editrice che poi realizzava la stampa e però interveniva sempre direttamente, sottoponeva ad un controllo severo, personale, tutte quelle modificazioni, non delegava nulla, insomma, tutte quelle modificazioni ritenute indispensabili. Per cui se interveniva a livello della base di stampa e poi doveva passare alla bozza di stampa, le correzioni le faceva lui e poi chiedeva al copista di inserirle magari nella fase successiva. Ma nella fase successiva, oltre a quelle che venivano riportate, vengono aggiunte anche altre sue indicazioni, per cui ci sono continui trasferimenti da una fonte all'altra di quelle modificazioni che lui riteneva indispensabili e che controllava personalmente e che dovevano approdare in quella che lui chiamava la reference partiture, cioè la partitura di riferimento che lui si portava sempre dietro, che, in cui raccoglieva tutte le modifiche, gli interventi che riteneva poi indispensabili per una successiva edizione, pubblicazione, stampa del lavoro. Il problema è che molto spesso queste partiture sono andate perdute, questa reference partitura, ma soprattutto lui stesso non riusciva ad arrivare a una conclusione del lavoro. E i continui interventi sulla partitura già stampata miravano a che cosa? A rendere più precisa la notazione, a dare delle indicazioni estremamente precise al direttore, agli esecutori, ad alleggerire moltissimo l'orchestrazione, soprattutto dove la scrittura contrappuntistica prevale, e però in questo modo, soprattutto per quanto riguarda le indicazioni espressive, esecutive, gli effetti di tecnica strumentale e in generale proprio il livello dell'espressività, è come se la partitura diventa una specie di minuzioso protocollo per l'esecuzione, che di fatto raggiunge i limiti della scrittura stessa. Di più non si poteva, diventa troppo affollata, diventa poi praticamente quasi illeggibile perché non si può scrivere oltre. E vediamo come lui cerca un po' di superare questo problema. Da questo punto di vista bisogna tener conto della definizione di revisione secondo la critica genetica. Che cos'è la revisione? Voi conoscete sicuramente il termine revisione utilizzato in tutti i modi, io l'ho utilizzato dall'inizio, però in realtà dobbiamo un attimo chiarirci. Mi sono resa conto che ancora oggi molti studenti confondono la revisione, magari tipo Bruno Mugellini che ha fatto l'edizione di Bach, insomma le edizioni pratiche che si usavano un tempo, didattiche, a scopo didattico e si chiamava revisore. E
E invece le revisioni intese come intervento da parte dell'autore sul proprio lavoro, a qualunque livello, ma soprattutto nel momento in cui il lavoro è compiuto, quindi la base del testo è più o meno stabile, per cui interviene una sorta di distanza critica da parte dell'autore, del compositore. Questo vale anche, sono termini che vengono e concetti che vengono utilizzati anche nella critica letteraria. È come se guardasse l'opera così, dall'esterno. È come se Mahler, appunto, dirigendo e ascoltandosi, ascoltando e ascoltandosi e rileggendo poi quello che aveva messo su carta, attraverso questa distanza critica interviene nuovamente per ottimizzare il suo progetto. Però interviene sì con l'ottica del direttore d'orchestra, ma interviene laddove magari ci sono dei problemi compositivi non risolti, perché sono quelli i passaggi in cui risulta meno chiara la sua intenzione e quindi più difficile la realizzazione. Rischiosa e in qualche modo più facile che andasse incontro a dei fraintendimenti, che era la paura che ossessionava Mahler, aveva paura di essere frainteso, di non essere capito, di non essere accettato fondamentalmente. Allora, il problema fondamentale è, bisogna tener conto di due caratteristiche della musica di Mahler. Intanto il ruolo dell'orchestrazione, che non è assolutamente secondario, queste sono le sue parole. Lui diceva: l'orchestrazione non serve a produrre effetti sonori, ma a esprimere con chiarezza ciò che si ha da dire. E lo diceva ad una confidente di totale fiducia e attendibilità, che era Nathalie Bauer-Lechner, che ha riportato: abbiamo pochissimi. Mahler non era un compositore che parlava o che scriveva o faceva riflessione sulla musica. Lui era un uomo, una natura pratica, pragmatica, nonostante una mente filosofica straordinaria. E quindi abbiamo poche sue dichiarazioni, le abbiamo nelle lettere, le abbiamo appunto in alcuni documenti, testimonianze di persone appunto che gli erano vicine, alcune più attendibili, altre meno. La moglie, per esempio, Alma, non è particolarmente attendibile, invece la Nathalie Bauer-Lechner lo è moltissimo. E quindi in questo scritto, in questi ricordi di Nathalie Bauer-Lechner, che adesso si trovano anche in italiano, anche se purtroppo mi spiace dirlo, tradotti malamente, sono pieni di errori, è meglio leggere la traduzione in inglese se non si può leggere quella in tedesco, lui dice: l'orchestrazione non serve a produrre effetti sonori, ma a esprimere con chiarezza ciò che si ha da dire. Poi si fa riferimento in particolare alle revisioni che lui faceva sulla Quarta Sinfonia. Alleggerisce un passo che gli sembrava troppo scuro per la grande ricchezza sonora, elimina le lunghe note tenute non funzionali alla costruzione dell'armonia, perché deve salvaguardare la condotta delle voci simile ad una miniatura, ad una pittura in miniatura. E questo viene ottenuto attraverso le linee che si intrecciano tra di loro nel modo in cui si toccano e si incontrano. Queste sono parole appunto che risalgono alla Bauer-Lechner, ma che riportano le idee di Mahler. L'altra, quindi l'orchestrazione è in funzione di questa fine condotta delle voci, di questa trama. Pensando a Mahler, uno non si aspetterebbe di sentir parlare di miniatura o di una trama fine, eppure la sua scrittura è così, in modo particolare dalla quarta sinfonia, in alcuni momenti naturalmente. E poi l'altro nucleo fondamentale è la cosiddetta polifonia senza riguardo, libera, sfacciata. La si può riassumere con un'altra citazione mahleriana. Lui diceva: proprio così, da lati diversi devono provenire i temi e devono essere altrettanto completamente differenti nel ritmo e nella melodia. Ora, questi due aspetti sono problemi compositivi che però lui cercava di risolvere fondamentalmente nel momento in cui poi doveva passare all'opera, in cui doveva realizzare la composizione, considerato il fatto che
ha in mente uno spazio acustico e un modo di trattare l'orchestra multiprospettico, cioè sono questi temi che provengono da diverse di voci, temi, musiche che si sovrappongono, che provengono da diverse direzioni. Questa direzionalità mossa è un carattere fondamentale. Per questo la realizzazione, poi la disposizione, l'organizzazione del suono in partitura e quindi le revisioni a questa organizzazione del suono in partitura sono fondamentali e fanno parte non della mentalità così ossessionata per la precisione del direttore d'orchestra Mahler, ma sono parte integrante del modo di pensare la composizione di Mahler, in cui la direzione d'orchestra e la composizione sono un unico processo creativo, non c'è distinzione tra le due aree, diciamo così, una è al servizio dell'altra, c'è cioè un'osmosi continua. Allora, questa è una foto che mostra, vi faccio solo qualche breve esempio, che mostra è una foto del settembre 1910, quando Mahler ebbe uno dei pochi grandissimi successi proprio enorme, quando eseguì la sua ottava sinfonia, la sinfonia detta dei mille, perché ci sono più o meno 800 esecutori coinvolti tra coro, cori e orchestra. E in questa foto, non so se riuscite a vederla, comunque ce ne sono altre che si trovano su vari siti. C'è per esempio la divisione, adesso qui si vede in maniera un po' sfocata, per esempio la divisione antifonale dei violini, violini primi e violini secondi, violini primi a sinistra del direttore, violini secondi a destra. Questa è un tipo di disposizione che poi è venuta meno qualche anno dopo la morte di Mahler, ma veramente pochi anni dopo, è stata un po' sperimentata per i concerti all'aperto dei Proms in Inghilterra e poi soprattutto è stata utilizzata molto quando di mettere i violini tutti sullo stesso lato e non separarli, quando si è cominciato a registrare in maniera monoaurale, perché era più facile. Dopodiché è diventata prassi, i violini tutti da un lato, adesso invece da un bel po' si utilizzano tutte le possibilità, però bisogna tener conto che Mahler concepiva la sua musica per un tipo preciso di disposizione orchestrale ed è importante tenerne conto, altrimenti non si capiscono. Sperimentava durante l'esecuzione qual era la soluzione migliore, non tanto a livello di disposizione, perché la disposizione era questa, ma quanto per esempio a livello di rapporti timbrici, di bilanciamento timbrico, di bilanciamento dei piani dinamici e del rendere un primo piano, un secondo piano, gli effetti di allontanamento. Ci sono delle cose che a guardarle ci sembrano incomprensibili musicalmente, invece sono delle sperimentazioni che possono essere definite quasi analoghe a quelle di un tecnico del suono in sala di registrazione, soltanto che lui le compiva live e ne teneva conto poi nella revisione, nel tentativo di realizzare una partitura che fosse più flessibile possibile alla realizzazione concreta poi da parte degli interpreti. Questi erano un po' i suoi principi regolatori. Lui semplificava molto perché poi sembrava tutto, vabbè, la chiarezza, la trasparenza, la brillantezza, Tonglans, la cantabilità nel contrappunto, la varietà nell'assetto orchestrale, certo, sembrano delle massime semplici da applicare, ma poi la messa in opera di queste intenzioni era molto, molto faticosa, la differenziazione prospettica dello spazio musicale che lui ricercava. Tant'è che in realtà si lamentava in continuazione di non riuscire a trovare l'orchestrazione adatta al suo nuovo stile, in modo particolare lo stile della Quinta Sinfonia, in cui quella polifonia libera e sfacciata trova proprio massimo compimento, c'è anche nelle sinfonie precedenti, in modo particolare già nella prima, per carità, ma qui
diventa proprio una caratteristica decisiva. C'è un contrappunto più marcato, un cromatismo in ambito polifonico, il principio del costante sviluppo tematico, che è un'idea, una sorta di idea di giustapposizione di caos invece di sviluppo, che contraddiceva proprio il senso della sinfonia, per cui per gli ascoltatori dell'epoca era come essere investiti veramente da uno tsunami musicale che non comprendevano perché venivano meno i riferimenti alla sintassi a cui erano abituati, alla retorica sinfonica a cui erano abituati. In Mahler l'articolazione formale non è basata sulle cesure tradizionali, ma proprio su questi continui punti culminanti e crolli, e comunque sul trattamento di quelle che sono le dimensioni sonore secondarie e che sono determinanti in realtà per l'articolazione della forma, proprio per comprendere i passaggi da una sezione all'altra. E lui si lamentava di non essere riuscito a trovare il modo di orchestrare questa complessa polifonia. E infatti diceva: uno stile completamente nuovo richiede una tecnica nuova. Per questo la quinta è la sua opera più travagliata, perché quella di cesura nel suo stile compositivo. Questo è il cosiddetto stemma codicum, no? della quinta sinfonia, così come viene presentato nella edizione critica del 2002, che è stata poi successivamente molto contestata, perché è un'edizione critica che tiene conto del concetto della cosiddetta Fassung letzter Hand, cioè della versione di ultima mano, cioè di riuscire a presumere quali fossero le intenzioni ultime di Mahler rispetto al testo che doveva essere poi stampato. È un'edizione ancora vecchio modello, diciamo così, non è certamente genetica, però forse è stata attaccata in maniera ingiusta, in maniera eccessiva, insomma, al momento è un po' troppo quello come viene trattata questa povera edizione, che di fatto costituisce comunque una buona base di partenza, naturalmente migliorabile, anche perché ci sono delle fonti che non erano state ritrovate quando è stata pubblicata, che invece adesso sono conosciute. Intanto mancano, per esempio, di questa quinta sinfonia, manca per esempio la particella, non ce l'abbiamo, che prevede comunque un primo tentativo di orchestrazione completa. Poi mancano le parti orchestrali che sono state utilizzate per la prima esecuzione a Colonia nel 1904. Abbiamo invece, come vedete, tutta questa parte iniziale, questa che precede la partitura autografa, è proprio ridotta all'osso, abbiamo pochissimo. Da qui in poi, invece, vedete quanto materiale, quante fonti che sono anche interdipendenti e non necessariamente utili per arrivare poi ad una edizione critica. L'edizione critica deve scegliere, è una questione di scelta, comunque, non è un, è un, diceva Cesare Segre che non è chirurgia plastica, no? Ma è apertura, lui diceva, verso un inesauribile esercizio mentale. Cito a memoria, credo che fossero proprio queste le sue parole. Quindi l'edizione critica è un'ipotesi di lavoro che in qualche modo è capace di collegare in un sistema razionale i dati dei testimoni della tradizione superstite, però che poi la scelta poi deve essere quella dell'esecutore. Questa in realtà è un'edizione che mette l'esecutore già di fronte a delle scelte già predeterminate, questo è, da parte di colui che ha curato l'edizione critica dell'Herausgeber, il revisore, bisognerebbe dire. Vi dicevo che le fasi di revisione dell'orchestrazione corrispondono fondamentalmente a queste
a queste fonti che vi descrivo brevemente. Si tratta di partiture e parti orchestrali utilizzate appunto da Mahler stesso mentre dirigeva la quinta, tranne nel caso delle parti orchestrali che vengono indicate con Stimmensatz 2, riviste da Mahler nell'inverno 1910-1911 a New York, poco prima di morire. Questa versione non fu mai diretta da Mahler. Si sa che queste le revisioni che lui aveva introdotto in queste parti orchestrali, in cui interveniva pure lui proprio, erano riportate poi in quella partitura che lui si portava dietro e che però per la quinta non è ancora resa disponibile agli studiosi. Esiste in una collezione privata, ma ancora non è disponibile. E questa versione, comunque, quest'ultima versione, non fu mai diretta da Mahler. Questa è la fonte di riferimento considerata Fassung Letzter Hand, c'è un errore qui senza Aus, solo Letzter Hand, per l'edizione critica del 2001, ma anche di quella precedente, insomma, l'edizione critica di una decina di anni prima. Non tutte sono fondamentali per edizioni critiche, appunto, alcune sono state collezionate o collazionate, altre no. Per il mio lavoro le ho prese in considerazione tutte queste, anche qualche passaggio precedente, perché il mio lavoro non è finalizzato all'edizione critica, ma a capire quali sono i processi mentali e gli interventi compiuti da Mahler nelle varie fasi di revisione, che, come ripeto, non riguardano né la concezione formale né la struttura melodico-armonica, bensì il trattamento dell'orchestrazione e dei cosiddetti parametri secondari, dimensioni sonore secondarie. Allora, nel processo di revisione si possono distinguere, adesso arrivo agli esempi, sono un po' in ritardo, però è tanta roba veramente. Nel processo di revisione, Alessio, se vuoi interrompermi un attimo, è proprio veramente l'ultima parte, perché vedo una chat. Semplicemente. Sì, no, ok. Ci avviamo con degli esempi. Allora, sì, esistono appunto questi due livelli fondamentali di intervento. Un livello pratico, che può essere definito l'arte della precisione di Mahler, indirizzato fondamentalmente ai direttori d'orchestra e agli strumentisti, è un livello invece più strutturale, in cui Mahler mira a definire nel miglior modo possibile, attraverso la cura, la messa a punto dell'orchestrazione e una notazione sempre più precisa, il nesso tra suono e struttura, quella ed è presente in modo particolare nelle transizioni da una sezione all'altra. Io la chiamo l'arte della transizione, appunto, di Mahler. E poi, sempre a livello di nesso suono-struttura, altri interventi fondamentali riguardano i luoghi in cui la scrittura contrappuntistica è più densa. Allora, io vi faccio vedere due esempi del livello pratico e dell'arte della transizione. Allora, questo, diciamo così, è il tentativo, in qualche modo, è l'incipit della sinfonia, in cui Mahler cerca con la maggiore precisione possibile di definire l'andamento prosodico, diciamo così, il tonfall si direbbe in tedesco, e i rapporti dinamici. Il carattere sfuggente della terzina di croma affidata alla fanfara di tromba solista viene reso man mano più preciso. All'inizio c'è un forte, questa è la partitura autografa, c'è un forte, poi si interviene, è tratto dalla partitura utilizzata da Mahler durante la prima esecuzione, in cui c'è un piano e poi un'indicazione di uno sforzato, e poi c'è un'indicazione molto precisa diretta al direttore d'orchestra, ma che poi comparirà anche nel vero e proprio all'interno del testo, qui una sorta di paratesto, diciamo così, in cui Mahler scrive l'incipit, il levare della terzina deve essere eseguito fuggevole e quasi accelerando,
È un carattere a cui lui teneva tantissimo e arriva a definirlo attraverso le prove, quindi fuggevole, quasi accelerando, aggiunto a parole, al di fuori del pentagramma. E poi le nuance che diventano dinamiche, che diventano sempre più precise. Questo è come è stato realizzato a partire dall'ultima fonte, quelle parti orchestrali del 1910-1911, in cui appunto il carattere, il piano concrescendo sino a sforzato con accento, mette in evidenza il carattere declamatorio della fanfara della tromba solista, che è quanto mai definito. Qui c'è un bellissimo esempio di, però magari lo possiamo ascoltare dopo se ci sono le domande. Rimando a dopo eventuali approfondimenti su questi esempi. Vi faccio vedere un altro esempio invece, che sembra banale, ma non lo è affatto. Allora, questa è la partitura utilizzata nel 1906 da Wilhelm Mengelberg, che è stato un direttore mahleriano che ha lavorato moltissimo con Mahler direttamente, e questa partitura gli era stata mandata da Mahler perché gli ha detto: guarda, bisogna inserire tutte le varie modifiche che ho fatto nel frattempo, siamo nel 1906, e tu mi devi preparare l'orchestra. Quindi Mengelberg ha preparato l'orchestra per Mahler e contemporaneamente Mahler gli ha inserito alcune indicazioni. Fra queste, qui ci sono vari strati. Questi segni in rosso e questi blu, questi tutti molto, molto così scritti in fretta, sono scritti da Mengelberg direttamente. Questi e altri ancora che qui non si vedono, invece scritti a inchiostro rosso e a penna blu e a matita blu, ma molto più precisi, sono inseriti da Mahler. E questa è la cosiddetta Luftpause, il respiro, che viene inserito in questo punto, indicando anche praticamente co come doveva essere l'esecuzione di questo passaggio. Doveva essere un'articolazione franta, non legata, frantumata, molto articolata, spezzata, quasi barocca, non il legato continuo che cominciava un po' a imporsi all'epoca. Quindi qui compare così. Nei testimoni successivi, man mano si vede che a un certo punto la Luftpause, il respiro, viene incorporato direttamente nella notazione, diventa parte integrante proprio della struttura compositiva. Si evita di dare un'indicazione esecutiva, ma la si trasforma direttamente in notazione. Non è solo Mahler a farlo questo, l'ha fatto anche Stravinsky, ma Mahler costella la sua partitura di esempi di indicazioni di questo genere, in cui trasferisce direttamente nella notazione ciò che i musicisti dovevano realizzare, proprio per evitare qualunque tipo di dubbio. Questo invece è l'ultimo passaggio che vi faccio vedere, è il passaggio ad una sezione fondamentale del primo movimento, il passaggio a quello che viene chiamato il primo trio, in cui c'è una vera e propria esplosione. Prima c'è tutta una prima parte in cui si alternano due marce funebri, una vera e propria marcia funebre e la fanfara della tromba, e qui questo è il passaggio in cui poi si passa così all'esplosione del primo trio. Questo passaggio è stato veramente tormentato, ma guardate, vi faccio vedere in successione, concentratevi sulla parte del flauto, dei legni e poi delle viole. Guardate cosa succede. Qui, vabbè, abbiamo ancora soltanto i flauti che introducono in levare appunto questa esplosione, e però già si comincia a lavorare sulla dinamica dei tromboni, sulla dinamica dei primi violini. Qui i secondi violini erano stati prima tolti, poi vengono aggiunti, inseriti in maniera intermittente. Questa nel 1905, qui abbiamo gli oboi insieme ai flauti e abbiamo una dinamica più differenziata, il piano col crescendo, viene aggiunta anche la viola. Si interviene sui corni che vengono eliminati e poi inseriti a intermittenza,
così come ancora sulla dinamica, anche la tuba subirà moltissime trasformazioni, viene eliminato per esempio il lungo pedale della tromba, resta soltanto una delle trombe, insomma si differenzia in maniera il più possibile. Queste sono le parti orchestrali utilizzate da Mahler nel 1910-11 e qui si vede che di nuovo scompare la parte dei secondi violini che sosteneva, no? Raddoppiava i primi e che andava effettivamente poi a coprire l'entrata della tromba solista che doveva emergere invece in tutta la sua forza. Questa soluzione però lui l'aveva già adottata in precedenza, anche se non esattamente così. Quindi è un ritornare su sperimentare in continuazione e ritornare sui propri passi. Alla fine, guardate cos'è diventato questo Auftakt, questo levare che poi porta all'esplosione vera e propria del trio. Guardate la dinamica, quanto è variegata, e uno dice, vabbè, ma questo è irrealizzabile. Piano con crescendo nei flauti, gli oboi, sforzato. Poi abbiamo ancora una volta la viola sforzato crescendo, guardandolo sembra un nonsense. E il tutto sull'ultima terzina della tromba che poi deve in qualche modo emergere con il suo urlo lancinante, veramente un urlo di dolore lancinante, selvaggio e appassionato, come dice la didascalia. Come vedete, qui sono scomparsi i violini primi, lo stesso i corni compaiono, però poi scompaiono. Insomma, è veramente un sound editing. Questa è una sperimentazione con i timbri, una sperimentazione che è legata alla definizione di un momento, dal punto di vista formale, importantissimo, una cesura. Qui c'è una vera e propria cesura perché c'è anche una sorta di cadenza, non è una transizione in forma di scivolamento, però è su un'unica battuta ci ha lavorato per 10 anni, e probabilmente non sarebbe stata neanche la sua ultima scelta. Ho finito.